Buongiorno a tutti. Prima di iniziare, mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella per essere aggiornato e non perderti nulla. Infine, ascolta fino alla fine, perché ti accorgerai di quanto è potente il nostro messaggio e quanto ti aiuterà nella vita di tutti i giorni. Oggi vi racconteremo la storia di Martin Lutero, citazioni, riflessioni, avventure e tanto altro, ma iniziamo subito. Pensate a Martin Lutero, un uomo che ha cambiato il corso della storia con il potere della sua parola. Lui non si è fermato di fronte alle avversità, ha lottato per ciò in cui credeva. Lutero credeva nell'uguaglianza, nella libertà di pensiero e nell'importanza dell'educazione. Ha sfidato le convenzioni, ha rovesciato le vecchie idee e ha aperto la strada per un nuovo modo di pensare. Non dimenticate che Lutero era un uomo comune, come voi e me. Ma la sua determinazione, la sua passione per la verità, lo hanno portato a realizzare cose straordinarie. Questo è il potere di un singolo individuo. Lutero ha affrontato persecuzioni, minacce e ridicolo, ma non ha mai perso la fede, non ha mai smesso di lottare, perché sapeva che la verità avrebbe prevalso, che la giustizia avrebbe trionfato. Lutero ci ha insegnato che non dobbiamo avere paura di mettere in discussione l'autorità, che dobbiamo avere il coraggio di pensare con la nostra testa. Ci ha mostrato che la verità è una forza potente, una forza che può cambiare il mondo. Ma Lutero non era solo un pensatore, era anche un uomo d'azione. Non si è limitato a parlare di riforma, ha lavorato per realizzarla. Ha tradotto la Bibbia in tedesco, rendendola accessibile a tutti. Ha dato voce ai senza voce. Lutero ci ha mostrato che la parola è un'arma potente che può essere usata per combattere l'ingiustizia e l'oppressione. Ha usato le sue parole per ispirare, per sollevare, per liberare. E noi possiamo fare lo stesso. Ricordate che ognuno di noi ha un dono, un talento, una voce. E come Lutero, dobbiamo usare quel dono per fare la differenza, per cambiare il mondo. Non importa quanto piccolo o insignificante possa sembrare, ognuno di noi può fare la differenza. Non dobbiamo avere paura di sognare, di aspirare a qualcosa di più grande. Lutero non si è accontentato della mediocrità, ha sognato di un mondo migliore e ha lavorato per realizzare quel sogno. Il coraggio, la determinazione, la passione di Lutero sono un esempio per tutti noi. Ci mostrano che non dobbiamo aspettare che le cose cambino, dobbiamo essere noi a cambiare le cose. Abbiamo il potere di cambiare il mondo. Quindi, non abbiate paura di sognare, di lottare, di cambiare. Come Lutero, siate audaci, siate coraggiosi, siate determinati. E ricordate, ogni grande cambiamento inizia con un singolo passo. Quindi, fate quel passo. Fate la differenza. Cambiate il mondo. Lutero ci ha mostrato il potere della parola, il potere dell'azione, il potere dell'individuo. E ci ha mostrato che non importa quanto grandi siano le avversità, con la fede, la determinazione e il coraggio, possiamo superarle. Possiamo cambiare il mondo. Adesso andiamo più da vicino a scoprire chi è Martin Lutero, la sua vita, i suoi particolari e le curiosità che pochi conoscono. Nascita e giovinezza. Martin Lutero è nato il 10 novembre 1483 a Eisleben, in Germania. Ha studiato legge all'Università di Erfurt e ha intrapreso una carriera ecclesiastica diventando un monaco agostiniano. Viaggio a Roma. Nel 1510, Lutero è stato inviato a Roma come parte di una missione ecclesiastica. Questa esperienza lo ha portato a sviluppare una critica nei confronti della Chiesa cattolica a causa della corruzione e dell'abuso di potere che ha osservato. Le 95 tesi. Nel 1517, Lutero ha pubblicato le famose 95 tesi contro la vendita delle indulgenze. Un atto che ha segnato l'inizio della riforma protestante.
Questo documento ha sottolineato la sua opposizione alle pratiche corrotte della Chiesa Cattolica, specialmente riguardo all'acquisto di indulgenze per la remissione dei peccati. La dieta di Worms. Nel 1521 Lutero è stato convocato a Worms, dove gli è stato chiesto di ritrattare le sue opinioni eretiche. La sua risposta è diventata celebre con la frase: «Eccomi, non posso fare altrimenti. Dio mi aiuti. Amen». Lutero ha rifiutato di ritrattare e ha continuato a sostenere le sue opinioni sulla Riforma. Fondazione del protestantesimo. Le idee di Lutero hanno portato alla creazione di una nuova forma di cristianesimo, noto come protestantesimo, con nuove dottrine religiose e pratiche liturgiche. La guerra dei contadini. Nel 1524-1525, Lutero ha condannato la rivolta dei contadini tedeschi, causando la morte di migliaia di persone. Frasi celebri e citazioni. Ecco il peccato, non fare il bene quando puoi farlo. La fede è una cosa viva, vigorosa, così che essa è impossibile che non faccia il bene senza cessare. Il peccato è e sarà, ma devi imparare a combatterlo con forza. La pace se possibile, la pace con tutti. L'istruzione è il portale attraverso il quale puoi vedere il futuro. Il domani appartiene a coloro che lo preparano oggi. Ultimi anni e morte. Martin Lutero è morto il 18 febbraio 1546 a Eisleben, la sua città natale. Infine, concludiamo con un riassunto. La figura di Martin Lutero ha avuto un impatto duraturo sulla storia religiosa e politica dell'Europa e ha contribuito alla creazione delle chiese protestanti che esistono ancora oggi. La Riforma protestante ha aperto la strada a una maggiore diversità religiosa nell'Europa occidentale e ha influenzato la cultura e le società occidentali nei secoli successivi. Vi lasciamo con una curiosità interessante su Martin Lutero e la sua abitudine di bere birra. Lutero era noto per essere un amante della birra e sembra che la bevanda fosse una parte integrante della sua vita quotidiana. Alcune fonti riportano che Lutero abbia addirittura scritto una canzone in lode alla birra. Una delle sue citazioni più famose in questo contesto è: «Chi beve birra vive due volte». La birra era una bevanda comune nel XVI secolo e spesso veniva consumata nelle case e nei monasteri. Lutero, essendo un ex monaco agostiniano, aveva familiarità con questa tradizione. Anche se oggi questa abitudine può sembrare insolita per un riformatore religioso, mostra un lato più umano e terra a terra della sua personalità. Si dice che Lutero abbia anche incoraggiato il consumo di birra come alternativa al consumo eccessivo di alcolici più forti, come il vino e l'acquavite, che erano comuni all'epoca. Questa curiosità aggiunge un tocco di leggerezza alla figura storica di Martin Lutero e dimostra che aveva interessi e abitudini al di fuori del suo ruolo religioso e delle questioni teologiche. Se ti è piaciuta la storia, iscriviti al canale, attiva la campanella e scopri le prossime storie speciali, che ti daranno momenti e concetti che ti cambieranno la vita. Oltretutto commenta: il tuo parere è molto importante per noi, sperando di poterti rispondere nel migliore dei modi. Grazie per aver visto il nostro video.